Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Questa domenica abbiamo il camper al deposito, quindi possiamo iniziare a grattare il tetto per poi impermeabilizzarlo. E la parte più faticosa in assoluto è noiosa perché ci riempiremo di polvere, bisogna smontare tutto, togliere vecchie colle. Però bisogna iniziare da qualche parte. Assolutamente sì. Niente, andiamo a Dai, lavorare. andiamo sul tetto. Adesso saliamo sul tetto del camper, così almeno vi facciamo vedere in che condizioni è e poi iniziamo a smontare e grattare. Saliamo, dai. Allora, siamo saliti sul tetto del camper, adesso vi facciamo vedere un po' le condizioni. In pratica è andata via tutta la vernice dal tetto, si inizia a intravedere sotto l'alluminio e poi nelle giunture diciamo che è decisamente da riprendere. Qui abbiamo il pannello da 110 watt che sparirà. Qui invece l'antenna che anche lei sparirà, ma per adesso la usiamo come punto d'appoggio per la GoPro e i faretti. Fra l'altro faretti che abbiamo preso al Lidl top, dura 8 ore la batteria, però poi faremo un best buy su Instagram. Allora, per iniziare a smontare utilizzeremo un navigatore con punta a croce, delle punte da ferro per togliere i rivetti e vabbè, ovviamente un cacciavite anche e i raschietti per togliere tutto il silicone. Ma adesso partiamo. Allora, bella notizia, abbiamo scoperto che il portapacchi in pratica era solo incollato perché ci sono ste viti che però non fanno tenuta. Cioè, qua sono i lavori fatti alla... Là addirittura non c'erano neanche le viti, cioè se tiro viene, laggiù c'è solo un po' di colla, quindi quando comprate i camper usati controllate. Adesso smontiamo il pannello solare, per togliere i rivetti usiamo una punta da ferro e semplicemente... Adesso tutti i residui di silicone li grattiamo via con il raschietto.
sono le 1:20, abbiamo smontato praticamente tutto quello che dovevamo smontare dal tetto, ci mancano solo gli oblò che lasceremo per il momento montati e adesso mangiamo un boccone al volo e poi iniziamo a grattare il tutto. Mangiamo? Mangiamoci! Cosa mangiamo? Il McDonald's! Allora, non capita spesso che mangiamo a McDonald's, ma in casi come questi che dobbiamo lavorare, abbiamo poco tempo, ci sta. Adesso saliamo sul tetto e grattiamo tutto, quindi penso sia l'ultima volta che ci vedrete così puliti, dopo saremo un po' bianchi. No, dai. Quando abbiamo preso il camper c'era già l'antenna per la TV, però in realtà la TV non l'abbiamo mai avuta, anzi non ci piace guardare la TV quando siamo in giro, quindi finalmente adesso con la scusa di rifare il tetto con Membrapool la togliamo. Quindi... via antenna! Ehi amor, tu cosa stai facendo? Sto togliendo tutte le vecchie siliconature in generale, quindi dei funghetti, qua c'era l'antenna, questo uno sfiato, i funghetti andranno buttati e cambiati perché sono veramente abbastanza consumati e cotti. E basta! Eh sì, non era in programma di cambiare i funghetti e tutto quanto, però in realtà abbiamo visto che sono messi abbastanza male, quindi tutti quelli in plastica li sostituiamo e teniamo solo quello di metallo del frigo, che è quello lì. Quello lì semplicemente lo grattiamo, lo riverniciamo, ma lo teniamo perché non è cotto dal sole. Per il resto abbiamo smontato tutto, adesso iniziamo a grattare e poi smontiamo anche gli oblò. Parti all'angolo là. We'll be right back.
Ok, aspiriamo serena. Dici bene, eh? Posto, pulita. Sono le 7, sono dalle 10 di stamattina che stiamo lavorando con 20 minuti di pausa, quindi siamo decisamente stanchi. Come promesso siamo sporchissimi, pieni di polvere, però dai, abbiamo smontato tutto, abbiamo levigato un quarto del tetto e dai, siamo contenti per oggi. Sì. Quindi adesso ce ne andiamo a fare una bella doccia. Al prossimo video, ciao!